sono andato a sfilettare e a ottenere il mio filetto di ombrina, seguendo quello che è la fibra della carne dell'ombrino, ottenendo delle falde molto sottili che sono andato a disporre su un foglio di pellicola e ad aggiungere dei capperi battuti, un patè di olive nere. Ho ottenuto questo rotolino che dalla pellicola ho trasferito in carta termica. Dopodiché sono andato a inserirlo in cottura infrarosso modulato. La cottura infrarosso è una tecnica molto antica, paragonabile a quello che è il calore della brace che genera infrarosso. CB ha preso spunto da questo tipo di cottura semplicemente con la Cooking Innovation, andando ad automatizzare totalmente quello che è il movimento. Abbiamo una sinergia all'interno della camera di cottura tra la fonte di calore infrarosso replicata con una resistenza a filo nudo all'interno della camera, il movimento planetario che permette al prodotto di avvicinarsi e allontanarsi dalla fonte di calore, e nella parte anteriore della camera abbiamo un'apertura e quindi un'ossigenazione in fase di cottura. La fast cooking o cottura rapida permette di andare ad arrostire in modo molto rapido i nostri prodotti. Questo ci permette di ottenere un risultato di cottura molto morbido e molto succoso. Nella Cooking Innovation non abbiamo il controllo della temperatura all'interno della camera perché è la macchina che lo fa in modo totalmente autonomo e automatico. Abbiamo la possibilità di gestire singolarmente le cotture all'interno della camera. Ogni singola asta all'interno è numerata e abbiamo una programmazione per ognuna di esse. Nella cottura infrarosso modulato non abbiamo ventilazione, abbiamo quindi un calore statico. Tutto ciò che noi andiamo a cucinare all'interno della camera va a cucinare con i suoi stessi succhi e quindi con i suoi stessi grassi. Il prodotto rimane molto più umido e molto più piacevole al consumo. Per la cottura infrarosso utilizziamo degli attrezzi che si adattano ad ogni tipo di forma del prodotto che noi vogliamo andare a cucinare. Quindi partendo dall'attrezzo piatto, l'attrezzo bombato, abbiamo un attrezzo diametro 10 per arrosti, pezzi di carne, piuttosto che anche per le verdure intere, fino a una svariata serie di altri attrezzi che possono anche essere combinati tra di loro. Il ripieno poi di olive e di capperi è stato esaltato perché all'interno della carta termica, mantenendo molto i succhi, quello che sono i sapori, le profumazioni del ripieno in questo caso, sono andati a distribuirsi su tutta la superficie della carne.